Oh, eccomi qua per l'ultimo giorno, l'ultimo report di questo quarto giorno della, di questa festa, mega grande, quattro giorni continui di gas, di robe mai viste prima, di soldati cromati, di soldati bianchi, tutti incazzati, tutti, wow, madonna, che godure che mi sono dato una godura, è stato come mangiare un pinoto l'estate sotto il sole, ti metti lì sotto l'ombrello e mangi il pinoto al cedro, una figata, vai. Solo che ieri è stato un po' la giornata, cioè doveva essere la giornata di defaticamento, quindi l'ho preso un po' alla leggera. Sono andato a sta convention, ho fatto il mio giro, ho fatto la mia passeggiata, ho comprato due stronzate, due regalini agli amici, bla bla bla, e poi a un certo punto esco perché è mezzogiorno, basta, mi sono un po' stancato, prendo la macchina per andare via, mi arriva un messaggio, mi dice: oh, l'hai visto il nuovo trailer? Il nuovo trailer? Non so se di Dio, ma vado via, me lo prendo un secondo, il nuovo trailer è uscito, fortunatamente è uscito solo in versione bootleg, quindi l'hanno visto quei pochi che hanno fatto questo pane dove c'erano sempre 5 persone, perché questi pane in questo posto ci vanno in 5, capito? C'è poca gente in questo posto, ma fanno vedere questo trailer del Rogue One. Allora c'è sto canalone boscoso, secondo me sono o a classe o nella pila di Casal Borsetti, molto simile, e c'è questa voce sottofondo che ormai avete sbordato, ma non è queste voci sottofondo, ma meno stesso, e poi guarda Sergio Borsetti e tanto si vede, sembra un po' sulla si parla. E ziene con forzinchina, forzinchina. A un certo punto, dopo questo canalone, scusate, ma diceva un sacco di cose simpatiche, me lo ricordo. Arrivano alla fine di questo canalone, c'è sta valata, tu non noti niente, dici: beh, ma allora cos'è tutta sta roba qui? Non noti niente, figliaca. Nella valata in mezzo c'è un pallone gigante grigio con la morte nera. Cioè c'è la morte nera di giorno, come se tu lo vedessi dalla terra, come, oh, figliaca, no, una roba di quelle che puttana, ma... Scusate, devo fare outing. Ascolta, adesso, troop, mi avete sdramanato i maroni, basta. Allora, sono stanco, devo dire la verità. Adesso, mi licenzio, non me lo devo dire. Allora, io ho 4 giorni che non ne posso più di tutta sta gente. Non ne posso più, basta. Cos'è questo Backrush, questo spazio di minoci, questo Star Wars, l'ira di Awaken? Ma cos'è sta roba qui? Basta, basta. Tutta sta roba, questi nani pelosi, queste astronavi a bieta. Ma l'avete finito? Tutta questa gente convintona che è lì che guarda questi video. E poi arriva il nonno che torna a casa col cane da una fungata e tutti là. Ma che cazzo piangete, santo Dio? È un vecchio. Con la zanetta, zio caro, ma sei stato Dio, ma basta, tutti sti commentoni, e poi arrivi in questi posti, no? Vuoi vedere una cosa? No, devi fare la fila, file, ore di fila, sempre ste file, ma vi raccomando, allora, andate in posta, state in posta dalle 9 del mattino a 1, vi fate 2 maroni uguali, state sempre in fila per niente, basta con ste robe, santo di Dio, basta, santo Dio, uttola, mi scatto, porca puttana, porca. Poi un'altra cosa la devo dire. Uno va qui, compra il costume e va. Tutti sti cigni vestiti da boiler, mo smettetela, mo lasciate perdere, mo andate in banca a lavorare, andate a fare il commesso da lupi, invece che mettervi quelle robe lì, mo basta. Poi l'America, tutta questa America, tutti sti di questa America gigante, tutto gigante. Ieri sera ho mangiato un burrito che pegava 3 kg. Pesava 3 kg, se mangiavo un panetto di Dasco le formine, ma stavo meglio stanotte, ho avuto il mio capito stanotte, io sono stato, basta, tutte queste puttanate, tutte queste robe, finito, sì, yes, yes, I am the man in the video, this funny video, yes, you hate this video, you talking to me, ascolta salamandrone, se in Nevada non parli italiano, ma cosa sei suonato in testa? Ma santo di Dio, se in Nevada non parli italiano, mi fai dito, a scappi, a scappi.